E è il turno di Emanuela Contoni, social media manager. Tan, tan, tan. Sostituisco la musica. Grazie. Cioè, ti ho fatto anche la faccia di FM. Esattamente. Io però stare qui non mi piace, quindi qui qua posso, perché lì dietro mi sembra di essere quando sei in chiesa con la persona che ha detto questo qui. E mi presento, sono Emanuela Goldoni, intanto vi ringrazio tutti per essere presenti qui e sono onoratissima tra l'altro di poter contribuire in pochi minuti con qualche riflessione. Io mi occupo di social media marketing. Chi lavora in questo ambito sa che ha a che fare con diverse discipline. Quando parlo di social media marketing non parlo solo di comunicazione, ma parlo di quella che è intelligence, perché chi opera in questo settore deve capire quali sono le nicchie, le tribù di riferimento. E mi farebbe piacere infatti che teneste a mente innanzitutto una prima riflessione che poi è diventata un po' il mio mantra, ossia nel cuore della nicchia sulla bocca della folla. Una seconda riflessione è la seguente: non comunichiamo ciò che sappiamo fare, bensì ciò che amiamo fare, e poi vi spiego perché. E terza riflessione è: oggi ha davvero senso parlare, o meglio, parlare della dicotomia tra comunicazione digitale e comunicazione tradizionale? Ecco, in base a queste tre riflessioni che mi sono venute in mente anche già da qualche tempo e che ho potuto mettere in pratica anche all'interno del mio tavolo, perché ero coordinatrice del tavolo comunicazione, è partito un po' tutto un progetto legato appunto a come fare, come avvicinare le nicchie, le tribù, quindi cittadini, perché ovviamente non possiamo più parlare di numeri di utenti, di consumatori, ma pensi di persone, come tra l'altro il termine umanesimo digitale che è venuto fuori anche poco fa. Ecco, partirei proprio dalle persone, dalle nicchie di persone e da tribù. E siamo partiti appunto riflettendo su quali potessero essere le nostre nicchie di riferimento per arrivare poi a creare, a realizzare un progetto di comunicazione che servisse per rilanciare una comunità, una cittadina, e riposizionarla non più come città vecchia legata ai valori tradizionali, bensì come un nuovo polo digitale. Questo era il nostro compito. Quindi la prima riflessione che è stata poi quella di cui siamo partiti è stata: andiamo a intercettare le nicchie come le intercettiamo? Chiedendo alle persone, quindi facendo tavoli e avvicinandoci alle persone in modo tale che le stesse persone ci potessero dare una sorta di scala di valore su quelli che potessero essere gli interventi da applicare all'interno di una comunità. Come lo comunichiamo? Lo comunichiamo trasferendo quello che ci sta più a cuore, quindi magari dico cose banali, però io noto ancora un modo di comunicare molto alto, e, o meglio, noto il mondo digital che paradossalmente sta facendo quello che si è detto prima, avvicinarci paradossalmente dal digital. Il digital è un numero, quindi digitalmente siamo una massa di dati, ma riportare la dignità umana attraverso i dati è quello che poi fa l'intelligence, chi fa marketing e chi fa social media, e trasferendo il valore del digitale come strumento per avvicinarci poi alle persone. In questo caso in un contesto prettamente politico che riguarda appunto le persone, i cittadini. E l'altra riflessione era, da cui poi siamo partiti, quindi nel cuore della nicchia sulla bocca della folla andiamo ad intercettare le nostre nicchie di riferimento, non più target, non più numeri, ma persone. Seconda riflessione: comunichiamo non quello che sappiamo fare, perché io noto ancora, sia nella comunicazione politica, e non voglio essere una polemica, ma dico quello che sento, quindi sia nella comunicazione politica che nella comunicazione dei brand e quindi delle aziende, noto ancora la classica frase: noi siamo leader del mercato, che non vuol dire nulla, perché oggi ovviamente le persone si aspettano altro, e altro significa comunica quello che ti sta veramente a cuore. Terza e ultima riflessione, quindi ve la lascio anche un po' a voi: ha veramente senso oggi parlare ancora della dicotomia tra comunicazione tradizionale e comunicazione digitale? Secondo me si può parlare semplicemente di comunicazione. Fine del mio intervento, spero possa essere utile
così, giusto per pensare, per riflettere. E intanto vi ringrazio. Grazie mille. Grazie mille, Maria.